Ogni anno molti sciatori rimangono vittime della caduta di valanghe. L'ultima è quella che in Francia ha travolto un gruppo di studenti alle Deux Alpes, uccidendo 3 persone. Lo sci fuoripista è legale in tutto il mondo ed è sempre più diffuso. La prevenzione dei rischi è fondamentale. Per questo Euronews ha seguito i giovani dell'Università di Limoges che hanno fatto un corso di una settimana alle Deux Alpes con una guida di alta montagna. Sempre coltivato il sogno di fare un fuoripista, ma solo una mamma ha voluto farlo in buone condizioni, in sicurezza e ben seguita. Gli studenti imparano a familiarizzare con questo strumento, fondamentale per essere ritrovati in caso di valanga. Si tratta di un ricetrasmettitore che per essere localizzati deve essere correttamente usato. Prima di partire verifichiamo il corretto funzionamento del cosiddetto apparecchio di ricerca in valanga. In Francia, negli ultimi 15 anni, 49 persone hanno perso la vita a causa delle valanghe. Alle Deux Alpes, gli studenti sono pronti a partire in sicurezza. Voilà, donc là on va continuer, on prend un petit peu la piste. Anche se a causa delle valanghe ogni inverno ci sono sempre troppe vittime, si deve rilevare che questo numero non è aumentato nel corso degli anni, mentre lo sci, soprattutto fuori pista, si è sviluppato moltissimo. Segno che la sicurezza è essenziale per le stazioni sciistiche, spiega la nostra inviata. Des stations de ski aux Deux Alpes pour Euronews, Laurence Alexandrovic.